E rieccoci di nuovo qui, rieccoci su Breaking Lab, bentornati. E oggi non vi molliamo più con la biologia, oggi proprio siete ostaggi non del abbiamo professore più di biologia. Né fisica né dinosauri, si può davvero chiamare Breaking Lab? Abbiamo i mammut. Esatto, dai, i mammut. Sono l'unico che si salva. Mammut è mezzo dinosauro, come mezzo dinosauro. Un sacco. Non è un dinosauro che fa mezzo dinosauro. Ma poi tra l'altro ma i dinosauri facevano oppure? Bella domanda. Cioè, chi dice facessero quack fa un po' te. Quack sarebbe davvero di. E non scherzo. Tu su che lato del dibattito esatto. ti attesti? Non lo so, a me interessano solo le questioni paleoecologiche della cosa. Super, dai, super andiamo avanti. Come creare energia pulita dai fossili di dinosauro. Bene, e invece a proposito di creare energia pulita, c'è qualcosa che crea energia pulita in continuazione. Cos'è? Il sole, le okay. piante. Posso fare la scenetta? Tu non vale perché lo sapevi. Alla Zelig. Vai, vai, sentiamo. La fotosintesi clorofilliana. Le so tutte. Dai, ti non posso mettere l'applauso povero? Dai, c'era il comico che faceva questa dovrebbe cosa. Dovrebbe essere meno, ancora più povero l'applauso. io purtroppo me lo ricordo e non ho riso comunque. A me faceva ridere. Infatti... No, sì, era un grande comico. Come si chiamava? Mi ricordo. Appunto, vedi. Era talmente era grande. Quello che faceva James Stunt. Fufu. No. Ma sì, era quello che faceva anche... Siete tristissimi, ragazzi. Bene. Sono sicuro grazie. Che chi ci sta seguendo avrà capito. Allora, il comico di Zelig non lo tagliamo. No, perché non ci ricordiamo il nome. Bene. Scriveteci allo 027 e fateci sapere. Comunque, parlavamo quindi di fotosintesi clorofilliana. Perché non ce ne frega un cavolo la fotosintesi clorofilliana. No, è importantissimo. No, sì, è importantissimo. Sì, il punto principale è che è stata creata una cellula artificiale. Ulla, tutto artificiale. Che funziona con un meccanismo di fotosintesi, cioè riesce a insomma creare le sue proprie strutture. Prendendo energia, producendo energia autonomamente. In pratica hanno preso una membrana di cellula vegetale. Allora, no, in questo caso l'articolo che è stato pubblicato su Nature Communications riporta che praticamente hanno fatto una membrana di grasso di qualche tipo. Però cioè, l'hanno fatta come loro, Ilaria, no? Come Ilaria saprà sicuramente dirci, di solito le membrane sono di fosfolipidi, esatto. Che non sono esattamente grasso. Esatto. Hanno costruito questa sfera di grasso, esatto, e ci hanno messo dentro, ci hanno buttato dentro un po' di ingredienti il che nucleo hanno un po', che hanno della un po' cellula no, di no, mammut. Niente, no, niente nucleo, era solo questa cosa di grasso. Ci hanno messo una ATP sintasi, che come Ilaria sa, io non so dove vuoi arrivare. Dai, vai avanti. E fa crea, cioè insomma è un po' quella che fa le tipiche cose dell'ATP sintasi. Vabbè, giustamente sintetizza l'ATP, che è un po' il carburante, esatto, delle cellule, quindi che poi verrà scisso nei mitocondri a fare energia, insomma. Però è importante fare questo ATP, e questo ATP viene fatto di solito con viene fatto tramite un processo che converte energia in energia potenziale, di solito in ATP, perché ATP ha altissima energia potenziale nei suoi legami. Cioè, mi stai dicendo però, che in pratica riescono a storare, se mi permettete l'inglesismo, sì. l'energia all'interno di una molecola. Esatto, okay. No, ma questo lo fanno tutti gli esseri viventi. Sì, era per spiegare a chi ci ascolta. Esattamente. E quello che hanno trovato questo gruppo di ricerca è che inserendo anche una molecola biologica che ha la capacità di agire sul processo di fare il processo di fotosintesi, okay. Però non una molto complicata come quella che viene dalle piante, per esempio, ma è una che hanno preso dai cianobatteri, quindi mm-hmm. una cosa molto di base, insomma, molto primordiale, una fotosintesi, esatto, basale. Però insomma funziona, questa cosa prende luce e in pratica crea una differenza di potenziale, perché è una pompa protonica, perché cioè porta cariche positive, sposta cariche Stiamo positive piano con gli insulti verso la fisica con... piano con gli insulti. Ragazzi, io di biologia non capisco niente, capisco di fisica, quindi vabbè, parliamo allora di pompe protoniche. Sì. Come vuoi, Gabriele, vai avanti quando vuoi, soprattutto allora... nel parcheggio c'è fuori, ci troviamo, parliamo di pompe protoniche. No, il parcheggio non è eco-friendly, alla fermata dell'autobus.
Questa era una battuta degna di Stefano, questa sera non c'è. E a questo punto sarebbe stato cacciato fuori, dai. Esatto. Quindi o continui o vai fuori, decidi. Comunque, hanno creato quindi queste cellule artificiali che hanno il potere di... Cioè, perché questa ATP viene poi utilizzata per creare le strutture. E in realtà lo scopo di questa ricerca era anche creare nuove ATP sintasi. Quindi creare un po' se stessa. Cioè autoriprodursi, no? Sì, in parte. Hanno giocato a fare perché... Dio. Beh, un po' era quello lo scopo, perché volevano cercare di capire come le cellule primordiali possano aver iniziato una serie di processi che poi hanno portato a dove siamo noi. Ci sono riusciti? No, non ci sono riusciti, però sono riusciti a fargli fare una fotosintesi, che è un ottimo, ottimo primo passo. Inoltre, domandona, qualcuno sa dirmi da dove arriva questo studio? Dal... Giappone. Inghilterra. Ding ding ding. Giusto, Giappone. Oggi si stava parlando dell'Estasia. Infatti anche l'Asia è notoriamente vicina, cioè, l'Italia è notoriamente vicina al Giappone, quindi oggi l'ho sparata, tutto asiatico. Devo essere onesto, l'ho sparata. C'era un asse famoso un po' di anni fa. No, no, please. È stato un esperimento che non va ripetuto. Non ha funzionato. Ecco. Quindi, insomma, un po' di buone notizie. E poi c'erano delle ricorrenze anche che volevamo... Di cui volevamo parlarvi. Di cui volevamo parlarvi, oltre il famoso compleanno di Emmy Noether, che ti loviamo tanto, noi fisici, perché... Assolutamente. Perché vedo che i nostri esponenti dal campo biologico ci stanno guardando in maniera abbastanza interrogativa. No, io stavo pensando che le ricorrenze dovevamo farle all'inizio. Ma non mi avete lasciato il tempo. Siamo delle bruttissime persone, vabbè, dai, insomma. Oggi ricorrono facciamo i 70 anni. La sigla ricorrenze alla fine, tu, ricorrenze. Esatto, dobbiamo sceglierci. Esatto, la sigla è questa, ricorrenze. Quindi dicevamo... Ricorrono i 70 anni dalla creazione di un'espressione che poi ha preso piede abbastanza nella scienza. Tipo... L'espressione di una faccia felice quando un esperimento va bene? Non so bene come la descrivi a parole, però sì. Cioè. L'espressione di una faccia felice come, quando non, quale sarebbe? Fai un grandissimo sorriso con tutti i denti. Fammi il suono del sorriso. Più o meno. Ok. Si sta parlando del... Big Bang. Esatto, ovvero grande botto. Era un'espressione fatta in realtà per pigliare per il culo quelli che credevano nel Big Bang, perché era stata coniata da un giornalista scientifico che era assolutamente convinto della staticità dell'universo. E tra l'altro è nata su una trasmissione radiofonica. C'è stata nominata per la prima volta questa espressione Big Bang in contesto scientifico durante una trasmissione radiofonica nel 1949. Quindi ora io propongo che noi creiamo una nuova espressione. Quindi sono 70 anni che esiste. Verrà ricordata tra 70 anni, giustamente, da qualche altra trasmissione. 70 anni che esiste la parola Big Bang, e da oggi a 70 anni esisterà la parola. Io prima avevo proposto topolo, perché... Topolo sembra... Per definire i topi della bocca. Io sono... Perché non so, voi cosa ne... Io cosa sono cosa stra di... d'accordo, comunque. Topolo, perfetto, topolo, perfetto. Perché totalmente non senso in questo momento. Allora, Ilaria, puoi registrare il copyright, se vuoi. Bene, comunque, tra 70 anni... Allora, secondo me andranno a cercare il podcast i nostri amici tra 70 anni che vorranno... Quando ci prenderanno in giro, stata... perché usavamo ancora i topi da laboratorio. Invece sì. Topolo, i topoli. Computer. Ebbene, allora direi che siamo da quello giunti... che doveva essere l'inizio della puntata, siamo giunti alla fine. È una struttura a cerchio, ha tutto un senso. Tutto torna, è Nirvana. Sì. No, non si chiama Nirvana, si chiama Samsara. Ah, qua siamo. Nietzsche. Filosofeggiamo in conclusione. Che siamo pronti. Una mazza di filosofia. A salutarvi. Super. Marco De Lucia, se ci stai ascoltando, perdonaci, che non sappiamo niente di filosofia. E vieni da noi a insegnarci qualcosa. Esatto, maestro. Prossima puntata. Chiudiamo facendo un pochino di pubblicità a una grande istituzione milanese, che è il Planetario. Sì. Che tutti voi dovreste amare alla follia, perché è un esempio unico, una delle cupole più grosse del mondo, credo. La più grossa d'Italia. La cupola più grossa d'Italia. E tra l'altro il Planetario che c'è al Planetario di Milano, il Planetario in realtà non si chiama la cupola, ma lo strumento in mezzo che proietta le stelle, è uno dei pochissimi planetari meccanici rimasti al mondo. Ed è tra l'altro... C'è un mega proiettore che proietta... Però il Planetario meccanico. È un mega proiettore che proietta le stelle. Quello mentre del adesso tutti Planetario usano... di Milano è
importante perché è meccanico ed è l'unico rimasto. Esattamente, risale agli anni 30 quello originale. E funziona a candele, no? Non lo so, vuoi andare a accendere? No, beh, credo che siano state sostituite. Qualcosa, ma no, credo che anche all'epoca non funzionasse più a candela. Potrei sbagliarmi, ma non credo proprio. No, c'era già probabilmente l'elettricità a Milano. Comunque... E comunque, nonostante questo, riesce a dare una qualità impareggiabile. Sì. Proprio perché è meccanico, forse, no? Correggetemi se sbaglio. L'analogico è meglio. Chi ascolta i vinili lo sa bene. Esattamente. E facciamo pubblicità, allora, al planetario perché? Perché stasera si parla di aurore polari ed è un evento stasera al planetario alle ore di Cesare Guaita, spero di starlo pronunciando bene, ore 21, presentatevi numerosi, è molto carino. Sì, sì, è strafigo. Come tanti altri perché lo so eventi già. Organizzati. Perché ci sei stato? Non ci sono stato, cioè, ho viaggiato nel tempo grazie al computer quantistico dell'altra volta. Andate ad ascoltarlo, puntata numero 2. Servirebbero dei link esatto. Focali in qualche modo. https/// no. E va bene, va bene. Stiamo anche sforando, direi, il nostro, sì, il nostro tempo allocato. E quindi vi salutiamo, magari. Sì, dai, siamo pronti per i saluti. Voi, come vi ricordiamo come sempre di seguirci sui social, Instagram, Facebook, YouTube. Mamma che corretto. Cercate Breaking Lab Radio Statale, ci trovate primi, a cannone. Da quest'anno c'è una novità, metteremo tutti i podcast anche su YouTube, per cui ci potete ascoltare anche da lì. Non è successo niente. E con questo era l'entusiasmo, no? Per questa cosa grande, questa cosa nuova. Bene, siamo pronti a dirvi veramente ciao in definitiva. Esattamente, volevamo parlarvi un attimo della canzone, perché questa volta purtroppo non abbiamo una canzone autoprodotta dal nostro mega galattico team di Caccia e Stefano, di cui nessuno dei due è con noi stasera, esatto. Bastardi. E quindi praticamente abbiamo trovato negli archivi lontani di Radio Statale un'altra canzone di Ligabue, però totalmente inedita. Questa si chiama Bolliamo sul mondo ed è una versione un po' modificata di una canzone che poi lui effettivamente ha pubblicato ed è diventata parecchio famosa. E si collega al discorso dei cambiamenti climatici che abbiamo fatto nella scorsa puntata, per cui esattamente questa alla fine. Andate a recuperarla, vi lasciamo con la canzone. Alla ciao. Prossima. Ciao. Ciao a tutti. Un saluto. Comunque era Neri Marcore.